No, dai, ho dei bellissimi ricordi in entrambe le squadre, diciamo così. Devo molto a tutte e due le squadre perché entrambe mi hanno dato molto. Sarebbe stata una partita molto bella, diciamo, da vivere e da giocare. Ma diciamo che comunque, a differenza delle squadre, mi sono sentito, diciamo, a Teramo come una piccola famiglia, quindi mi sono trovato molto bene, anche essendo più giovane, comunque mi sono ambientato subito bene. È stato veramente molto bello perché comunque eravamo tutti ragazzi giovani e diciamo eravamo tra virgolette un po' tutti alle prime armi e non capivamo veramente quanto eravamo forti. Poi pian piano comunque il gruppo si è iniziato ad ambientare, a diventare squadra e abbiamo fatto veramente un bellissimo campionato, quindi è stato veramente molto bello, una delle emozioni più belle della mia carriera, diciamo. A Pescara sono arrivato che già comunque avevo affrontato un campionato di B, quindi ero arrivato un po' più pronto, però è stato comunque emozionante perché ritrovavo Zeman, è stato fatto anche lì un bellissimo campionato il primo anno, raccogliendo veramente pochi punti per la squadra che eravamo. Poi il secondo anno invece è stato fatto un campionato molto bello con Pillon, in cui abbiamo sfiorato la Serie A, quindi diciamo che da entrambe le parti veramente delle emozioni indimenticabili, quindi spero sarà una bellissima partita perché sinceramente non so per chi fare il tifo, ma per quello che lo conosco io, diciamo, Bari l'anno scorso non ha mai cambiato modulo, invece vedo che quest'anno a Pescara lo sta cambiando spesso. Forse evidentemente quando i risultati non arrivano le cose si complicano, perché comunque è un allenatore molto, molto, diciamo, schematico, crede molto nelle sue idee e quando non riesce a farle al 100% è difficile che poi i risultati arrivino. Però sicuramente è un mister che ti dà una buona identità di squadra ed è molto, diciamo, con idee codificate, quindi la cosa fondamentale è riuscire a seguirlo al 100% e riuscire a fare le cose che ti chiede, perché appena non riesci a fare quelle cose lì, diciamo, vai in difficoltà.